Siamo qui con il consigliere comunale di Carrara, Matteo Martinelli, che si occupa di società partecipate dal Comune. Il Movimento 5 Stelle di Carrara ha presentato la proposta di istituire una commissione speciale d'inchiesta su Acquafarma. Come mai? Sì, come sapete Acquafarma è un'azienda strategica per il nostro comune perché fornisce tutta una serie di servizi essenziali, dalla gestione delle mense ai servizi scolastici, ai servizi socioassistenziali e oltre che gestire ben 6 farmacie nel territorio comunale ed una settima nel comune di Fivizzano. Acquafarma purtroppo negli ultimi anni ha spesso riportato delle perdite di esercizio di importo rilevante, tanto che il capitale sociale è sceso da 3 milioni di euro ad un solo milione di euro. Nel 2014 la perdita a bilancio era di 1,5 milioni di euro, nel solo 2014. L'amministratore unico, chiamato in commissione, ci ha chiarito che 500.000 euro sarebbero da imputare alla gestione corrente del 2014, mentre 1 milione di euro deriverebbero da elementi negativi che sono maturati negli esercizi precedenti, ma che sono stati riportati in contabilità solamente nell'ultimo esercizio, a causa di errori nelle registrazioni contabili afferenti all'errata appunto contabilizzazione di costi del personale e di costi del magazzino. Inoltre sono successe negli ultimi mesi degli eventi particolari che hanno riguardato la società. Mi riferisco alle dimissioni del direttore generale e allo scioglimento del consiglio di amministrazione con la nomina di un amministratore unico in quota al Partito Democratico. Nel 2014 inoltre è emersa un ammanco di cassa per diverse centinaia di migliaia di euro afferente ai servizi cimiteriali. L'amministratore unico inoltre, oltre che evidenziare insomma una gestione contabile del tutto errata, ha anche rilevato che la perdita di Acquafarma, che per noi è inaccettabile nella misura in cui un'azienda che gestisce 7 farmacie comunali, che notoriamente sono attività molto redditizie, non può presentare bilanci costantemente in perdita e per perdite pure di importi rilevanti. Insomma, è emerso che Acquafarma avrebbe svolto i servizi che ho appena ricordato al comune sotto costo. Cioè, se un servizio ad Acquafarma costava 100, sarebbe stato rifatturato al comune di Carrara a 50. E questo non sulla base di elementi appurati, ma solamente anche qua, sulla base di una non ben chiara, errata quantificazione dei costi relativi a questi servizi. Ora voi capite che è un cardine nella gestione delle aziende conoscere da parte del management, ma in questo caso da parte anche dello stesso comune, quanto costano i servizi che una società partecipata di proprietà del comune offre. Cioè, se Acquafarma fa il servizio delle mense, deve esattamente conoscere quanto costa il servizio delle mense, lo deve sapere anche il comune di Carrara. Non è ammissibile ritrovarsi, come è successo nell'ultimo assestamento del bilancio comunale, con l'amministrazione comunale che ci propone di incrementare lo stanziamento per Acquafarma di 300.000 euro a fronte di maggiori costi che non erano stati preventivati. Secondo noi le aziende pubbliche devono essere gestite con grande attenzione, procedendo all'elaborazione di una contabilità analitica e precisa e soprattutto di una documentazione chiara e trasparente che rende immediatamente comprensibile qual è l'azione amministrativa. Per queste ragioni, per quanto ho appena ricordato, soprattutto per fare luce su quello che è accaduto in Acquafarma in questi anni, considerando appunto che la società è stata gestita da persone nominate dalla partitocrazia ancora al potere, Partito Democratico e Partito Socialista in testa, al fine di far luce su quanto accaduto, abbiamo chiesto al Consiglio Comunale di istituire una commissione speciale di inchiesta prevista dal nostro regolamento. Purtroppo, ancora una volta, la maggioranza che governa questa città, Partito Democratico e Partito Socialista in testa,
dimostrato la scarsa dimestichezza con concetti di trasparenza e condivisione che l'ha sempre caratterizzata e quindi ci ha negato l'istituzione di questa commissione. È chiaro che la maggioranza è preoccupata da quella che è finalmente l'azione di un'opposizione che fa veramente opposizione e che fa veramente sentire il fiato sul collo all'amministrazione comunale e ha preferito pertanto, come si suol dire, mettere la polvere sotto il tappeto. Se il Movimento 5 Stelle fosse al governo di questa città, come affronterebbe queste criticità? Noi siamo convinti che presto il Movimento 5 Stelle governerà questa città. I cittadini hanno aperto gli occhi, ci stanno dando la loro fiducia anche alla luce degli evidenti errori che questa partitocrazia sta perpetrando ai loro danni. E le aziende pubbliche ne sono uno degli esempi più eclatanti. Purtroppo troppo spesso sono state gestite non secondo logiche di gestione delle aziende basate sull'efficienza e sull'economicità, ma meramente su logiche clientelari e su logiche di consenso elettorale. Questi sono danni molto gravi che noi assolutamente non commetteremo. Noi siamo convinti che l'azione delle aziende pubbliche possa essere condotta con criteri che le portano ad essere redditive, con criteri che le portino ad essere portatrici di servizi validi e gratificanti per i nostri cittadini onesti che pagano le tasse. Grazie.